buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, adesso stasera andiamo a commentare la partita Pisa-Frosinone. Partita di Coppa Italia, mi raccomando, pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Dicevamo, la partita di Coppa Italia, rivoltasi allo Stirpe. Allora, che dire? Diciamo che il Pisa è partito un po' sottotono, poi ha trovato insomma un primo tempo, caso è stato formidabile, ha messo sotto pressione la nostra difesa, dobbiamo dire questo. Vabbè, l'autorete causata da De Verbe, poi alla fine insomma Canestrelli l'ha buttata dentro, ma è stato diciamo così una sfortuna, solo semplicemente per me una sfortuna. Comunque, primo tempo dove il Pisa ha tenuto a bada, ripeto, il Frosinone, secondo me, insomma, ha tenuto a bada anche abbastanza bene. Hermansson, così e così. Bene, nel secondo tempo, il discorso è un po' cambiato. Ecco, per la valutazione della partita, il discorso è un po' cambiato. I ragazzi hanno tenuto sotto pressione il Frosinone, bene, bene sotto pressione. E poi dopo c'è stato sostituzioni, quindi Pisa non è riuscito a trovare la rete del pareggio. Ma perché? E siamo, secondo me, a un cinema già visto nel tempo, negli anni. È un cinema già visto questo, no? Io penso che ormai tutti se ne rendano conto. Allora io direi questo, direi così, direi che D'Alessandro mi è piaciuto veramente tanto stasera. Oggi ad Alessandro mi è piaciuto veramente tanto come ha giocato, veramente un buonissimo giocatore, quindi un bel acquisto. Arena, quando è entrato mi è piaciuto anche Arena, mi è piaciuto anche Le Verbe, bene, il solito Le Verbe, secondo me con Caracciolo può dare il massimo, il top sarà la difesa, sarà Caracciolo, Le Verbe, secondo me sarà una bella difesa. Poi Barbieri purtroppo è infortunato, Caracciolo purtroppo infortunato, poi Sibilli si è accasato nel Bari e anche Ras è destinato al Pafos, quindi niente. Ionita ha trovato posto nella Federal Pisalò, io faccio gli auguri a questi giocatori che possano trovare insomma il meglio nel proseguo della carriera. Beh, detto questo, non mi è piaciuto Veloso, mi è piaciuto, forse deve entrare ancora bene, si deve rodare ancora, ma non ha, secondo me non è forse il giocatore che era nelle aspettative, ecco, non mi è piaciuto tanto, però ripeto, siamo all'inizio, magari deve ancora trovare il giusto ingranaggio, ecco, si deve inserire nel giusto ingranaggio del Pisa. Per quanto riguarda Tramoni, bene, Lisandro poi è entrato, ma insomma comunque Matteo bene, Matteo Tramoni bene, poi anche Touré quando è entrato, un bel passo anche Touré, insomma sembra che si sia totalmente ripreso dall'infortunio. Il nostro Gaetano ha giocato niente praticamente, quindi NP, ma perché ha giocato 5 minuti neanche, quindi per il resto io non lo so, ecco, portiere che va fino quasi a centrocampo, non lo so, ecco, io la vedo una cosa pericolosa, secondo me insomma cose magari insomma da evitare, perché basta un errore, una cosa e diventa poi veramente problematica secondo me, ma magari non lo so, magari mi sbaglierò per amor di Dio, però insomma io la vedo una cosa un po' pericolosa, forse da evitare E per quanto riguarda Moreau non mi è piaciuto, Gliozzi infortunato, la carenza di una punta si vede, il centrocampo
Io speravo che arrivasse Valotti, sembrava una cosa quasi fatta, ma sembra che il giocatore non sia propenso, non lo so. Vediamo, vedere Crociata, lì ci vuole un centrocampista, una punta a doppie cifre, per andare tranquilli. Io credo che, insomma, le carenze oggi si sono viste tutte. Io penso che la società dovrebbe, insomma, far tesoro di questa prima partita, così, ecco, diciamo che insomma dovrebbe far tesoro, al di là del risultato, ripeto che vabbè, secondo me, insomma, però non si riesce a sfondare, anche col Como non siamo riusciti, due tiri, tre tiri, ma non si riesce a trovare la via insomma della rete da parte di Casu. È stato, secondo me, bravo comunque il nostro Nicolas, per l'amor di Dio, perché ha sventato due reti, quindi bravo anche Nicolas, come al solito. Casu è andato vicino al raddoppio, quindi noi che vogliamo fare? Dobbiamo vedere di rafforzare il centrocampo, sicuro, e sicuramente ci vuole una punta a doppia cifra. Siamo sempre lì, no? Te che si dice, speriamo che, insomma, la società riesca a far tesoro di questa partita e vedere, insomma, come deve fare. Ripeto, Nicolas non mi è piaciuto nelle uscite, rinviare la palla, insomma, arrivare quasi, superare a tre quarti, arrivare quasi al centrocampo, cioè io vedo una cosa un po' pericolosa. Bene, insomma, gioco di Aquilani nel secondo tempo, all'inizio del secondo tempo, bene. Torregrossa dovrebbe forse velocizzare un attimino di più il gioco, ma io credo che poi magari piano piano arriveremo anche a questo. Bene, io per questo... vi volevo ricordare una cosa. Venerdì faremo una live, io e Matteo, per quanto riguarda calciomercato, andiamo ad analizzare meglio la partita di oggi e magari quelle che potrebbero essere, magari nel frattempo arriverà un altro colpo, spero, uno o due colpi, quello che mancano. Io spero un Valotti, spero un Crociata, insomma, ecco, uno di questi due giocatori mi farebbe piacere averlo sotto l'ombra della torre. Va bene, detto questo, non mi dilungo oltre, perché io penso di aver, diciamo, detto tutto. Comunque, per chiudere bene, mi è piaciuto Arena, sicuramente mi è piaciuto D'Alessandro, senz'altro, bene anche le verbe, e poi quello che io credo, ripeto, che dovrà ancora entrare nell'ingranaggio, io credo che sia il nome di Veloso, penso che sia il nome di Veloso, il resto li conosciamo, Moreo, conosciamo tutti, quindi va bene così. Bene anche Nagy, provato tiro da fuori, data male, vabbè, però insomma, bene anche Nagy. Bene Touré, anche quando è entrato Touré, insomma, voglio dire, alla fine, insomma, i ragazzi sono dimostrati, insomma, io credo all'altezza, una squadra che Frosinone militerà quest'anno in Serie A, quindi. Beh, non mi dilungo oltre, se vi è piaciuto questo video, pollice su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima, a venerdì!